Ci sono gli ascoltatori migliori d'Italia, ci hanno anche aiutato per tutta l'estate a confezionare delle cartoline per presentare il loro paese, la loro città nel loro dialetto bello stretto. Paolo Dini ha fatto le traduzioni e ora sentiamo una da Bergamo. Vi anticipo che però dalla settimana prossima verremo noi a trovarvi in giro per l'Italia. Abbiamo creato il diario della banda di R101 con tanti dei nostri faccioni, un diario scolastico che faremo girare mano a mano, ve lo dovrete passare a mano per tutta l'Italia, ce lo dovrete dedicare, aggiungere foto, cartoline, qualunque cosa. Questo è il diario che da lunedì, quindi rimanete all'ascolto per capire come funzionerà, partirà da Milano, qui da Largo Donegani, lo consegneremo a mano a un ascoltatore che poi dovrà a sua volta darlo ad altri amici e fare il giro di tutta l'Italia entro giugno dell'anno prossimo. Bene, tornerà pieno di note sul diario. Sì, vale tutto. Tiratura limitata, un po' come la nostra intelligenza, cioè una copia sola. Sì. No? Ecco, e poi è buttato via lo stampo. Analogicissimo. Come le cartoline di R101. Andiamo a Bergamo Alta, lì vicino, con la Proloca. Io sono Andrea, diciamo di San Pellegrino, il paese dell'Val Brembana di Bergamo. Sono Andrea e vi chiamo dalla Val Brembana, in provincia di Bergamo. Il mio paese confina con Zogno e San Giovanni. Il mio paese confina con quelli di Zogno e San Giovanni Bianco. Nel mio paese, se venite a fare un giro, che i terme te si rilassa. Nel mio paese, se venite a fare un giro, ci sono delle bellissime terme dove rilassarsi. E dopo che anche dei bei posti da visitare, dei grotte delle meraviglie su Zogno. E poi ci sono dei bellissimi posti da visitare, come le grotte delle meraviglie a Zogno. Quindi che enga tanci laurde. Quindi qui sono tantissime le cose da vedere. Se dopo ogni che c'è che i carosei, i loro più buche che denutere. E se poi venite qui, ragazzi, ci sono i famosi casoncelli, le cose più buone che abbiamo. Poi che la polenta, gli degna Bergen che ne mie di bale. Per non parlare poi della polenta, dovete venire a Bergamo, non ci sono storie. E che quando svela siete saluta il sistema, buongiorno, allora, tutto a posto? Come alla stamattina, tutto bene? E poi quando ci si incontra tra noi ci si saluta con allora, tutto a posto? Come va la mattina? Ecco, mi aspetta, sono di San Pellegrino, se passi da me mi vengo in una pizzeria a San Pellegrino che la se c'hanno alla bottega della pizza. Bene, allora vi aspetto, vi ripeto, sono di San Pellegrino e se passate da me io ho una pizzeria, si chiama la bottega della pizza. Vi aspetto intera, Vi aspetto molto volentieri. Grande! Beh. Ci saremo, grazie Andrea! Grazie, bene. Grazie. Abbiamo rimediato una pizzata, hai visto? Bottega della pizza, Andrea, pizza gratis. Bene, grande, fatto, segnato, grazie.